Allora, ce la faremo? Adesso sto tenendo sott'occhio anche la situazione. Aspetto solo un attimo. No, si è sputtanata anche la chat. Che palle, aspettate. Momento. Chat, per favore. Ok. Tutto a posto? Forse? Cos'è? Non rompere le balle per 3 ore. Giusto perché era lì. Allora, dove eravamo rimasti? Intanto cominciamo a dare. Adesso dovrebbe andare a posto. Mi auguro. Riprendi. Tutto ok, perfetto. Perché doveva ancora stabilizzarsi un attimo la OBS proprio. E scusate per sti problemi, ma sono al di fuori della mia portata. Stavo per scrivere dal telefono, poi ho visto che era arrivata online la linea. Anch'io voglio una galleria che fa così però a caso. Mi sono fermato lì. Fermo. Ce lo porto io a donare sangue a Mubot. Al posto mio. Allora. Ehi, OBS, non far. Momento. Calmo. Calmo, non porto donare sangue a nessuno. Gestisci l'ansia. Ok. Oh, se l'è preso. Win. No. Forse dovrebbe, vero? Allora, riprendi. E i vincitori non usano i freni. Voglio vedere cosa c'è scritto. Trackmaster Flash, Hell Design Department. Ok. I vincitori non usano i freni. Si lanciano direttamente fuori dal finestrino. Fanno prima. Perché perdere tempo coi freni? Mi sto. Dimmi che resto in strada, sì. Migliora, no, voglio il podio. Almeno su queste, poi di nuovo con lo stadium ci andiamo dentro.
dovrei migliorare un po' qua adesso. Pensavo di più. OBS non porto per nessuno per donare sangue. Gestisci l'ansia. Che cazzo? Migliora. Ce la puoi fare, ce la puoi fare, ce la puoi fare. Stare su. Non driftare, non driftare come una merda. No, deve driftare come una merda. La vocina me lo dice di non rallentare. Autovelox, dove stiamo andando? Non esistono gli autovelox, non ho guardato quanto è migliorato, pazienza. Il debito della Grecia. C'era in Trackmania United, c'era un ambiente di gioco con, perché qua ogni ambiente ha una macchina particolare dedicata per quel, per quell'ambiente. C'era una macchina che in, con un paio di turbo arrivava agli 800 e superava i 1000 se c'erano abbastanza turbo. Quindi lì cosa mi mandavano? Mi mandavano il debito di Marte. Il debito di Marte che è più basso di quello della Grecia, però effettivamente. Be number one or die trying. E lo sto facendo. Il morendo intendo. Mi ichi go. Elicotteri uber stabili. Ok. Vediamo per quanto dura. Che palle. Delle ali e il consiglio di fare il pilota d'aerei. Che palle. Domani provo a sentire sto tecnico. Che è quello che è venuto a montarmi l'antenna. Mi ha detto chiama pure senza problemi se hai bisogno di aiuto. Sta cominciando a far cagare. Che cazzo. La cosa che mi preoccupa è che, come ho detto già un po' di tempo fa, non ho alternative. Trackmaster. Cioè, ma ho migliorato di tanto così. E sono primo. Guadagna a vivere come barista motivatore star in reality show. Ha subito una curva U. You can't cheat physics. Keep in the faith. Sono stato contenuto.
aspetta, mi sto cambiando discorso. Per passare la fibra di vetro bisognerebbe passare tutti quelli. No, scusa, aspetta. Per passare la fibra di vetro bisognerebbe cambiare tutti i fili in rame e quelli sottoterra con quelli della fibra in vetro. O cambiarli o aggiungerceli. Ma penso che tanti sono già in fibra, ma più che altro è per collegare tanti. Dalle mie parti se la fibra è veramente l'unica quella che si mangia. Ma per collegare, diciamo, le varie centrali così dovrebbero già essere in fibra di vetro. Le mie probabilmente sono in fibra di merda, ma... dettaglio. Poi però dalla centrale all'apparato a casa tua bisognerebbe passare anche quella in fibra di vetro. In fibra. Ma è quella la parte che costa di passare tutti. Questa è semplice, veloce, corta e sono secondo soprattutto. Voglio essere primo. Altro che il video di Toby primo. Primo. Indecente così. Ho già rigato le gomme. Presumo che quel AA sia per la fibra di merda. Cosa che Telecom probabilmente ha da me, perché è una roba indecente. Ancora seconda? Cazzo, ho migliorato di abbastanza. C'è chi si piglia le frecce nel ginocchio e chi si piglia i container in faccia. Non so quale sia meglio o peggio. Io voto per i container in faccia, che è peggio. O gli asteroidi in faccia, anche quelli effettivamente fanno male. La linea per adesso sembra tenere, secondo me tempo 3 secondi e fa quella fine. La so più ad esplodere. Non patisce un cazzo la mia macchinina! Probabilmente ho detto la parola non patisce un cazzo e io mi sono spettinato tutto. Ichi, go! Adesso vado contro l'elicottero, giusto per... Tanto vedo che non riesco a migliorare al momento. Hello! Non... no. Ok. Scusa. Vado via. OBS, ti tengo d'occhio. Guai a te se diventi rosso.
Guarda che stronzo, lo fa apposta. Lo fa apposta. Calmo. Calmo. Momento, che... fa verde, rosso, verde, rosso, 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 verde, rosso. Mi fido sul fatto che tenga ancora per una mezz'oretta, va? Ah, direttamente sui container così? Figo. Non voglio sapere certi dettagli. Nel lettore floppy. Infatti sono costretto a premere A perché il lettore floppy non ce l'ho più. Quindi sono costretto a usare la lettera A. E poi sto usando il pad della 360, me lo riconosce come pad dell'Xbox One, ma quelli sono... quelli sono dettagli. Fino a quando funziona perfettamente. Ma guarda che malvagio. Stai dietro. Che persona maleducata la medaglia d'oro. Bravo. Forse ce l'ho ancora sul PC vecchio. Dopo vado a vedere. Quanti giri? Pirla, alla fine qui. Obiettivo sbloccato, valle bianca completata. Che però era sotto la webcam, quindi non l'avete visto. Vado via da sto rally che non mi piace. Almeno l'oro mi va bene. Allora, guardiamo un po'. Tanto sono quasi tutte verdi però. Giusto i multilap del cazzo. Voglio un garage. Amici del garage. Tanto non penso di togliere quella. Questa qua. Vabbè, le medaglie. Le medaglie. Le bandiere, poi. Di Trackmaster, che però eccolo lì, che lo sapevo che mi sputtanava tutto. Vediamo. Voilà. Numeri. Dimmi un numero da 00 a 945. Scusa, a 3615, scusa. 452, decido io. Ma l'effetto 3D! Che fa male agli occhi, quindi lo cambio immediatamente. Mai avuto un floppy? Solo quelli a scuola. Alluminio, magnesio! Quelli magnesio. Non ho ancora ben capito cosa facciano questi. Cambiano i riflessi. Randomize numero. Cosa esce? Non cambiano i riflessi. Ecco magnesio. Però tanto torna questa qua, quindi. Andiamo un po' online se è già popolato, browser stanze. OBS, per favore. OBS.
Maze, per favore. E devo farlo il comando random, Maze. Allora, qualcosa sullo stadium che ha tipo tutta velocità mi piace al mio livello perché non ho ancora fatto niente, ci credo. E non posso. Non ce la lei entra e non faceva entrare. La battaglia più grande che dovrei mai affrontare è quella contro te stesso, a meno che tu non venga attaccato da un orso. Da incorniciare queste frasi. Oh! Viste mai fa... Ah, questa era 120, ok. Wow! What you doing, eh? Conosco ancora le mappe. Che cazzo. Senti, dall'inizio. Grande che sei riuscito a evitarlo. Wow! Ci ho rimesso il culo. È di nuovo uguale a prima che non passo? Adesso ce la fai? Oh. Dove diavolo è la fine? Qui. Sesto, direi che va bene. A quanto? A un secondo e mezzo. Sti razzi. Sono già ottavo, nono. No, ho toccato. Nel punto peggiore. Che non c'ho mai più tempo di fare un altro giro. Ok, momento cazzeggio qua. Ora, qua non si può uscire. Un decimo. Facciamo così. Ah, cazzo, è vero. Vabbè, anneghiamo un attimo. Ah, ma subito l'acqua così, che figo! Oh, aspetta che mi giro. Blup. Nella gelatina a fondo. Sono arrivato dodicesimo. Perché non mi fa salire di posizione? Sono io quello là. Smultilingua. E vedo che uno di... cioè dice 3, 2, 1, go! 1. È multilingua ma non il go, è sempre go.
mitiche frasi. Tanto che carica, abbiamo un altro sorso d'acqua. Se carica, visto che lo vedo un po' fermo. E si è partito senza... Ops. Questa è la... Sì! Ma con questa faccia anche uno. Non mi faccio domande, va bene. E quanto devo girare? Che cazzo, non le ho ancora fatte ste mappe. Non le so. E si vede che non le so, eh. Quanto? Che cazzo? Non mi aspettavo ancora. Arrivo, sì. Oh, qua c'è di tutto, qua c'è di tutto. Fidati. Ma sta laggando un pochino il server, secondo me. Perché anche il restart me lo prende un leggermente in ritardo. Allora, qua devo continuare a girare per l'eternità, tipo. Ok. Perché ho frenato? Oh mio Dio, non ci arrivo! Sì. Cioè, secondo me lagga un po' il server. Oh, dai! Meno male che se lagga sto gioco non è che sia un grosso problema. Tanto non ci sono riscontri. No, volevo evitarlo quel pezzo. Cioè, guarda! Cazzo succede, dai! Ok. Vedo che comunque nella chat lì dat di sync non sono l'unico che sta avendo problemi, probabilmente. Tanto non ho il tempo per fare un altro giro.
Voilà, mi sono incastrato lì. Addio, vado avanti con... Trentesimo. Trin, va, mazin. La mia classifica non ha voglia di salire. Questo sale? Questo sale? Col cazzo che sale? Do you have a sink problem? Minchia, sì, c'è un grosso problema di sink. Si blocca tutto di colpo, musica compresa. Musica, rullo di tamburi più che. Guardo solo una cosa sul telefono mentre quello si decide di caricare. Ma tradimento, ma che palle! OBS. Calmino tu. Tu dici? Maledetta Isa. 41.39, 41.05. OBS, dai, non cagare il cazzo. Momento, eh. Provo ad abbassare un pelo la qualità, ma un poco proprio, vediamo se così tiene meglio. Perché si è sparato a 2000? Vediamo, eh. Gente che cade, sì. Non ti preoccupare della gente che cade. In qualche modo il modo per cadere lo trova. Anche senza lag. Devo rallentare un po' meno. Ho toccato, vero lì? Anyone knows a server which built by players? E vabbè, è uscito oggi, vogliono già i server con le mappe dei giocatori. E dagli un attimo. Anche solo per farle le mappe. Cioè. Un minimo di pazienza, cazzo. Bene che c'è dritto così un sedicesimo già, dai. Tanto un benvenuto a tutti, che vedo che c'è un po' di gente che guarda. Benvenuti a tutti. Spero che non stia scattando, perché sennò mi incazzo con OBS. Che continua a fare verde rosso, verde rosso. Oh,
Full speed my ass, ecco. No, qua full speed non si può fare. Ma perché gira così tanto sta merda? E non ho il tempo per un altro giro, porco cane, ma senti. What you doing? Gestisci l'ansia. Quasi, però ci riprovo. Oh mio Dio. Belle le palme. Un po' meno quando te le becchi così. OBS stasera non avevo un cazzo di voglia, per farla semplice. Questo si livello non sale, quello lì neanche. Lascia mi piace, va bene. Quasi nessuno che ha avuto voglia di cambiarsi la skin. Cos'era quel quadratino? Devo darti una spintarella col mouse. Gira, gira. No. Adesso secondo me parto che il timer è già partito, fammi immaginare. Ah, oh, una volta in italiano me lo dice anche. Questa era 116. Ripeto, non l'ho mai. Non l'ho ancora sbloccata, quindi non ho la minima idea di come siano. E chiamatela pure una scusa per pararmi il culo. Per il fatto che non sono il massimo. Bravo, sì, ma. Bravino, più che bravo, va. Se giravo dall'altra era meglio. Sto andando a pezzi. Ok. Non mi ricordo un tubo della mappa. Don't slow down, così mi schianto al muro, bastardo. Mi suggerisce anche male. Ok. Impressive. 5 secondi di ritardo tipo dal primo, ma sei impressive.
cosa ho toccato? Un mistero. Non dimmi che ho toccato la... cosa con le frecce lì, per favore. Stavo per dire, se lo continuo così mi va bene. Infatti sono andato subito lungo. Questa poi è una mappa single player, poi un giorno o l'altro me la imparerò bene, spero. Ventesimo, non ho visto quanto di ritardo. Ok. Dodicesimo mi andrebbe già bene, anche perché questo è l'ultimo giro che posso fare. Undicesimo. E adesso si va a minchia. Addosso alla gru. Vedo che non sono l'unico che ha preso il... hanno messo il monitor. Se puoi leggere quello sei troppo lento. Ma per MV Palle Danger. Col mio francese posso aver letto qualsiasi altra cosa. Mi scuso se qualcuno sa meglio il tedesco e l'ho letto di merda, ma non so assolutamente il francese. Oh, è salito del 9% finalmente. Da qualche parte lì in mezzo dovrei esserci io. Cosa vuole il lavoro? Ok, mi sa che domani farò, mi divertirò. Che bello scoprire le cose la sera. Però se parti a tradimento, che palle, dai. Questa è la multigiro 115. Devo già rientrare nel blu. Esattamente come tutte quelle di prima, non le ho la minima idea di come siano fatte. Mi sono salvato. Tu giocavi a Trackmania Nation? Io avevo cominciato con Trackmania United. Cioè per PC questo Trackmania Turbo, dici Jinzu, tanto benvenuto. Io adesso lo sto giocando da PC. Con il pad della 360, ma per PC. Scusa se non ho letto subito, ma è un po' caotico. E se hai già giocato a Trackmania Nation, sai. Chissà.
Sì. Comunque, gran bel gioco, mi sta piacendo. Mi è girato un po' il cazzo che l'hanno fatto uscire quando ero al lavoro, così non potevo scaricarmi. Intanto grazie anche per il follow, Jinzu. Guarda che se continuo bene. Sono al primo checkpoint. Sono già secondo, fu Giuda. Terzo. Quarto. Lo prenderei per PC. È uscito giusto oggi. Perché è uscito per console anche oggi, però vabbè. Se vuoi mi puoi aggiungere. Io l'ho preso su Steam, ma se vuoi aggiungermi anche su Uplay. Perché serve Uplay. Au. Mi trovi come io Reaper. Dopo te lo scrivo un attimo, eh. Se vuoi aggiungermi. E se non mantenevano la caratteristica arcade e non era più Trackmania, è quello che. Perché Trackmania è arcade. Già dal Sunrise, dal Nation, dal United. Da Trackmania proprio, quindi non potevano non lasciarlo così. Issa. Ok, mi sa che. Mi sa che non lo miglioro quel tempo, eh. 007. Meno 09. Meno 017. Dimmi che arrivo bene lì. Sti cazzi, no. Vediamo come va questo. Ok, non ho il tempo per un altro giro. Ok. Tanto l'ho scritto. Andiamo un po' contromano giusto per far cagare in mano qualcuno. Giusto per il lulz. Si può neanche fare al contrario. Sono arrivato settimo, alla fine mi hanno superato ancora una volta. 30%. Dovrei essere quello. Primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo. Sì, sono lui. Ora come ora c'è solo un piccolo problemino di lag che laghicchia un po' in multiplayer. Probabilmente sono ancora un po' i server che sono un po' in crisi. Perché adesso questo server qua in cui sono ci sono 90 giocatori. E no, non ci sono tre giocatori meno. Non so perché mi indichi tre giocatori lì, ma se. Ho già fatto qualche mappa su single player e me ne dava già un centinaio, 200 qualcosa, quindi no, giocatori ci sono. Forse non su multiplayer, però secondo me quello c'è un piccolo problema di sincronizzazione dei risultati. Perché io non sto salendo, non sto scendendo, non sto facendo nulla su multiplayer. Non so cosa. Ok,
parte il fatto che ero già partito, quanto mi segni adesso? Vabbè, mi segna terzo su tre in Italia, primo su primo in Piemonte. Cazzo. 468 su 900 nel mondo, ma ero già partito così, appena ho acceso, quindi secondo me c'è qualche problema ancora. Ma finché si tratta di quello, non lo faccio per le statistiche io. Anche se devo dire che essere primo in Italia per tante mappe single player, mi piace. Voglio vedere poi quanto duro primo in Italia a correre sui bordi delle mappe. Però per ora. Io l'ho pagato 35 su Steam perché era ancora in pre-order, adesso costa 39,90, 98. Buonanotte Diego, grazie per la compagnia come al solito, ci sentiamo alla prossima, ciao! Rallentavo era molto meglio, cazzo. 23esimo. Caruccio, sì, ma per me ci sta. Non so se lo dovrei dire, ma si trovano già oggi pomeriggio ho visto già delle key per Uplay che erano sui 23 euro. Ci sono degli sconti sui titoli Ubisoft, ma questo non è compreso. Ho perso l'alettone per strada. Questo è il problema di lag che vi dicevo, ho premuto e ci ha messo 2 secondi prima di farmi tornare alla partenza. Guarda, adesso vediamo se lo fa. Premo! Stavolta l'ho fatto subito. Maledetto. Ho perso la macchina per strada. Non vi succede mai? Che cavolo! Mettete la macchina in tasca e poi questa parte. Issa. In questa Trackmania c'è la build come versione precedente. Allora. Non sono proprio. Non sono proprio un molto bravo a fare le mappe nell'editor, però sì c'è anche l'editor. Non ti saprei dire però ancora se è come quello. I Trackmania precedenti o meno. Ti so solo dire che adesso c'è anche un generatore casuale di tracciati. Gli puoi dare l'ambientazione e la lunghezza. E lui te lo genera completamente a caso. Se volete finisco questa gara qua e provo a generarne uno a caso. Vediamo cosa succede. Perché non l'ho ancora provato. Palle, anche il palo lì in mezzo. Vediamo, tanto la cosa è finita adesso. Esatto. Aspetta, vediamo. Esci. Recupero stanze, non me ne frega nulla. Track builder. Crea i tuoi tracciati. Come vedi, c'è la modalità avanzata, normale, principiante, non mi chiedere assolutamente cosa cambi, e random generator, proviamo un random generator. Atmosfera, tramonto, lunghezza, media. Vediamo cosa esce fuori. Non sto facendo nulla adesso.
Metto anche tutte le minchiate in giro. Non me lo puoi dire? Ok, convalida questo tracciato. Go! Ma non mi ha tenuto la mia fischina. Vabbè. Pazienza. Di qua. Sul dirlo non sono proprio un maestro, si vede, credo. Vero? Wow, ma non li avevo visti i saltini. Neanche il palo di bastardo. Come si salvano i replay? Con valide dash. Penso che se faccio salva questo tracciato. Aspetta che sta lavorando, non voglio. Ok, scusa. Non lo faccio, non giudico più niente, scusa. Per i replay devo ancora guardare. Salva miniatura tracciata. Ah, ok, la miniatura no, non era quella. Questo mi fa tornare indietro. Devo ancora esplorarlo un po' bene, quindi non ti saprei ancora bene dire. E mi sono abituato a giocare col joystick su Trackmania 2 Stadium. Anche perché ogni tanto giocavo quando ero un po' lontano dal computer e quindi era un po' scomodo portarsi dietro la tastiera. Vedi il giocare a letto, attaccato alla tele grossa. Quindi ho preso l'abitudine col pad e ormai continuo col pad, mi va bene così. Maledetto palo. Convale dei desci. Ma c'è solo una cosa che mi ha fregato rispetto a Trackmania 2 Stadium, che adesso l'acceleratore è il grilletto destro. Prima era il tasto sopra il grilletto sul pad della 360. Mentre il freno adesso è il grilletto sinistro e è il pulsante A, quello verde. Solo che sul Canyon il grilletto non frena, rallenta solo, non fa drittare. Una merda. Buonanotte, Diego. Adesso vediamo cosa sta lavorando, probabilmente era per l'illuminazione, eccetera. Vai, vai, vai tranquillo. È possibile ancora fare out circuit? Più che andare a vedere. Vediamo. A parte il fatto che adesso c'è già una città. Vediamo dove si può andare. Allora lì. Ah, si poteva passare. Ah, no, mi sa che. Se è questo quello che intendevi, ho paura di no. Non si può fare. Mi piace anche la gru cagata in mezzo così. Va bene. Aspetta. Esci. Provo a generarne uno. Canyon Grand Drift, vediamo. Sempre media, va bene. Voglio vedere cosa fa sulle altre mappe, sugli altri ambienti. Anche adesso non sto toccando nulla.
Anche perché non riuscirei a fare una roba del genere così veloce. Vedo che le fa simpatiche però, eh. Però ti posso dire questo, guarda. Non volevo andare in qua. Maledetto, non è piatto. Facciamo così allora, perché qua si può. Ho visto un video, aspetta, se vuoi te lo ritrovo, aspetta. C'era un video sulla prima mappa della campagna, tra virgolette. Eccolo qua. Perché su Canyon si può uscire dalla mappa. Prova a guardare quel video lì. Aspetta un attimo, prova a convalidare sto circuito a vedere com'è. Ah, sai già che nel desert si può, allora aspetta, proviamo a farlo sul... No, esci. Stadium... modalità principiante. Sono un principiante nell'editor, quindi mi fido sul fatto che sia facile. Vediamo cosa succede. Allora, fai clic al pulsante centrale, trascina il mouse per... Ok. Sposta. Va bene. Posizione. Allora. Facciamo giusto una curva. Okay. Vuoi posizionare? No. Ah, sono costretto a girare adesso. Ok, allora mettiamo un salto. No. Sono i salti, l'ho messo troppo in là. È proprio la modalità semplice che ti blocca ste puttanate. Facciamo modalità avanzata un attimo, va. Atmosfera casuale va bene. Vediamo, eh. Infatti. Sta brulicando. Ma credo di aver messo stadium. Scusate, ero convinto di aver fatto stadium, invece ho fatto... Sì, è l'ora tarda, scusate. È l'ora tarda. Ero convinto di aver fatto stadio, non ci ho fatto caso. Va bene. Scegli, usa i tasti cursore per spostare il cursore. Clicca sul terreno per spostare. Sì, va bene, mi fai scegliere i pezzi, per favore? Sì, avanzata, così avanzata che non ho idea di come. Oh, sì. Allora. C'hai anche ragione.
Vai, va. Ok, più in là non si può. Facciamo così. Poi. Là. Turbo. Ah, ma non mi ha messo la curva, sto. Semplice così mi va bene. Turbo. Forse era da me, sarà al contrario. Ehi, tutorial, come si girano i cosi? Allora, ruota, control. Ok, qui in là non posso metterli, quindi togliamo le due o tre. Inclinazione. Devo metterli un po' più in qua. Pendenza, fosso, sterrato, piattaforma. Si può fare il turbo in pendenza? Se... Ma c'è il turbo in pendenza, dici che basta? Lo facciamo così, togliamo tutto. Abbassa e toglimelo, cretino. No, 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 non provare. Allora, aspetta. Nuovo tracciato, facciamo prima. Poi, turbo, inclinazione. No, l'altro volevo. Non è collegato. Perché fai così, OBS?